Bentornati sul mio canale, io sono Doctio, oggi siamo qui per parlare di potenziamenti dei centrocampisti. L'ultimo video appunto sui potenziamenti dei difensori è andato davvero molto bene, abbiamo raggiunto la quota di like che appunto avevo imposto come challenge per fare questo nuovo video e l'avete superato in veramente pochissimo tempo, quindi vi ringrazio davvero di cuore per tutto il supporto che mi state dando e come al solito vi chiedo di supportare questo video con un bel pollicione all'insù e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Bene, detto questo, possiamo cominciare ragazzuoli. Allora, raga, la prima cosa da sapere sui potenziamenti dei centrocampisti è che sono 8 e si possono posizionare, diciamo, in tre grosse categorie: i potenziamenti per i CDC e i CC difensivi, i potenziamenti per i CC offensivi e i potenziamenti per gli esterni e i COC. Ok, ragazzuoli, io partirei dai potenziamenti dei CDC e CC difensivi, che sono ben due, ok ragazzuoli? Quindi partiamo dal più scarso e andiamo a vedere il più forte, che comunque non è neanche scarso il più scarso. Comunque andiamo a vederli, raga. Il più scarso, se così si può dire, è intercettazioni, che comunque è anch'esso buono. Perché intercettazioni fa aumentare intercettazioni, passaggi corti, scivolata, marcatura e velocità scatto. Ok. Effettivamente è buono perché ti dà tanta difesa, perché comunque ti dà intercettazioni, scivolate e marcatura che aumentano la difesa. Poi ti dà una cosa di passaggi e scatto. Quindi in sé per sé è buono perché ti aumenta il ritmo, difesa e passaggi lunghi, cioè passaggi in generale. Ok, raga? E in sé per sé è buono come potenziamento per i CDC e CC difensivi. Ovviamente c'è qualcosa di meglio, cioè questo qui è buono, ci sta, ci sono molti giocatori che hanno questo, ma il migliore, proprio il più completo, quello che ti rende proprio un muro nel caso che vuoi appunto il CDC o il CC difensivo davvero molto difensivo e anche fisico, è sicuramente Mastino. Mastino, raga, è più forte perché? Perché ha marcatura nelle prime posizioni a differenza di intercettazioni. Ok, raga, è marcatura davvero molto importante. Poi ha aggressività sempre nelle prime posizioni e dà del fisico al giocatore. Accelerazione, quindi sarà molto bravo a recuperare la palla nel lungo correndo e ci sta. Forza e contrasto in piedi. Perché questo potenziamento è più forte? Per prima cosa perché ha delle cose tipo marcatura, aggressività messe in prima posizione e sono davvero molto importanti per uno che difende, ok raga? Poi accelerazione, forza e contrasto in piedi, ma in generale questo qui è il potenziamento difensivo più forte. Perché? Perché aumenta due caratteristiche sulla difesa, due sul fisico e una sul ritmo, ok? Mentre invece l'altro ti dava passaggi, solo difesa e ritmo. Che ci può stare anche esso, però è meglio avere anche molto fisico, essendo un CDC magari o un CC che deve impostare o recuperare la palla, quindi ci sta che abbia appunto una capacità difensiva e fisica maggiore grazie a questo potenziamento. Quindi a mio dire Mastino è il migliore. Però anche intercettazione non è male, quindi raga non lo disdegnate, perché a differenza dei prossimi che andremo a vedere, che sono veramente gli ultimi, intercettazioni comunque è buono, quindi è davvero buono. Però Mastino è un gradino in più, ok ragazzuoli? Adesso raga andiamo a guardare i potenziamenti dei CC offensivi, che sono anch'essi due, e andiamo a guardare dal più scarso ovviamente al più forte, e vi dico già che qua c'è una differenza abissale tra uno e l'altro, ok raga? Quindi andiamo a guardarli subito. Allora, il più scarso tra tutti è passaggi lunghi, ok? Ce ne sono due e questo qui è davvero una merda, ok? Perché? Perché fa schifo? Perché allora, passaggi lunghi, t'aumenta come prima, che ci sta, vabbè, ci può stare, ok? Accelerazione, che per un CC, ok? E anche CDC viene utilizzato questo potenziamento, però per i CDC un po' più offensivi, ok? Perché è sempre una cosa di offensività, cioè, quindi, però un CDC offensivo è un controsenso, raga, cioè. Ma vabbè, per questo che questo potenziamento qua fa cagare. Allora, raga, in sé per sé questo potenziamento qui ti dà accelerazione, che per un CC non è molto utile, è meglio la velocità scatto. Ti dà la potenza di tiro, che è fondamentalmente la cosa più utile che c'è, controllo di palla e visione.
Ok? E in sé per sé ti dà due cose sul passaggio. Una sul ritmo, una sul tiro, una sull'agilità. Quindi ti dà un po' di tutto, ma anche un po' di niente, perché tralasciando appunto passaggi lunghi e visione, che effettivamente anche potenza tiro, no? Che effettivamente sono utili. Controllo di palla a metà campo non è molto utile, cioè nel senso è meglio avere dribbling o qualcosa appunto ancora in più sul tiro. Se avessi avuto un tiro da lontano al posto del controllo di palla, o anche tanto agilità, che quindi era più veloce a muoversi, era già meglio, ok raga? Invece è fatto un po' di minchia sto potenziamento e fondamentalmente non è tanto forte, cioè non ti aiuta a migliorare di brutto il giocatore, cioè non diventa offensivo con questa roba, diventa un CC che fa il gioco, che sta un po' lì, deve passare la palla, poi magari può tirare se il suo ha un buon tiro, perché solo con la potenza di tiro quest'anno non riesce a segnare, raga. Perché avete notato che ci sono stati tantissimi cambiamenti, molti si pigliano il palo, tutte queste cose qua, in molte azioni si prende il palo, si prendono altre robe, si tira la palla fuori anche con dei 90, può capitare. Perché hanno appunto migliorato il gioco, l'hanno reso leggermente più reale e molti per questo si sono lamentati. Però a mio dire è molto meglio, perché appunto non è che posso segnare ogni cacchio d'azione che faccio. Oh no raga, cioè che cacchio di gioco è, cioè calcisticamente parlando era sbagliato. Comunque raga, allora, non che adesso sia giusto, cioè, non che adesso sia giusto, però è un po' meglio. Allora raga, questo qui è il potenziamento, diciamo, offensivo per i CC e CDC, che effettivamente più inutile, più è quello meno forte, ok raga? Perché il prossimo appunto effettivamente ti dà qualcosa di offensivo prepotente, ok raga? Quindi andiamo a guardarlo subito. Che è appunto incursore. Incursore, perché è forte incursore? Allora raga, ve lo spiego. A differenza di quell'altro coso del cacchio, ok? Qua come prima cosa c'è velocità scatto, ok? Velocità scatto per un CC o CDC, che nel caso dovesse essere offensivo, è utile, ma utile di brutto, perché ti dà merda nel corto, ok? Nel corto raggio, quindi nello scatto. Quindi proprio tata, così nella velocità lo supera. E avere già il 7%, cioè è utile averlo come prima cosa, in questo caso. Poi ti dà passaggi corti, che anch'esso è davvero molto utile per i CC e CDC che devono impostare il gioco, più che i passaggi lunghi, raga. Perché a metà campo, quando è che si fanno i lanci lunghi? Solo quando si usa il filtrante alto, che è utile. E infatti, come potete vedere, c'è passaggi lunghi in fondo. Poi c'è dribbling, che è meglio del controllo palla quando sei in mezzo al campo, perché ti serve dribblare l'avversario per andare magari oltre, ok? E non controllare la palla, che sono due cose ben distinte, raga. Sono due cose molto ben distinte, ok? E potenza di tiro, che effettivamente è la cosa che serve per i CC o CDC che sono offensivi. E se ci fate sempre caso, guarda caso, in cursore ce l'hanno i CC offensivi che sono forti, raga, che sono forti o che sono comunque buggati. Cioè, adesso Akpak Pro e Junozovic sono fortissimi. Vabbè che sono i primi giocatori di un evento, ma sono in campo, sono fortissimi. Ed è anche un po' merito a questo potenziamento, che li completa in un modo molto equilibrato e preciso. È davvero molto molto meglio questo potenziamento. Quindi, ricapitolando, per i CC o CDC offensivi, ovviamente, senza ombra di dubbio, incursore. Passaggi lunghi potete anche evitare di farlo salire, ok? Mentre invece per i CC e CDC difensivi, intercettazioni è buono, ma mastino è un pochettino meglio e più completo. Ok raga? Bene, adesso, come potete notare, abbiamo guardato soltanto 4 potenziamenti, perché gli altri 4 potenziamenti comprendono tutti gli esterni e i COC. Ok raga? E quindi, come sempre, partiamo dal più scarso al più forte. Quindi andiamo a vedere il più scarso in assoluto. Raga, controllo palla penso che sia il potenziamento peggio riuscito di tutti. Ok raga, perché? Perché è una merda, l'ho detto sinceramente, no? Allora, anche esaminarlo mi viene difficile non dire beh. No, allora, controllo di palla, ti aumenta il controllo di palla, che per l'esterno diciamo che non è che serve poi così da... L'esterno deve dribblare, raga, deve dribblare. Ti aumenta l'agilità, che ci sta, questo ci sta, non posso dire nulla.
La finalizzazione. La finalizzazione. Allora, la finalizzazione, raga, può essere utile solo e unicamente agli attaccanti. Cioè, gli attaccanti hanno bisogno di finalizzazione, ok? Gli esterni e i COC no. Perché non cioè, agli esterni e i COC gli serve tiro da lontano e potenza di tiro. Basta. Tutte le altre cose, anche effetto. Effetto ci sta. Ma il resto non serve a un cazzo. Cioè, allora, piazzamento. Piazzamento cosa serve? Allora, raga, piazzamento, non so se lo sapete, ma serve appunto per avere la posizione giusta solo nei calci, allora, nei calci d'angolo avversari, nella posizione per evitare il fuorigioco e quelle cose lì. Un calcio di esterno destro, che è quasi sempre dietro la linea, a cosa gli serve? A cosa gli serve se non va a staccare di testa, se non va appunto a fare delle cose specifiche? Non gli serve un cazzo, cioè allora, piazzamento, raga, serve fondamentalmente a quei giocatori come gli attaccanti e i difensori, che se non ce l'hanno, hanno dei problemi appunto di posizione. Ma gli esterni, no! Cioè allora è quello, anche i terzini, il piazzamento, non ha senso, questa cosa qua, questo potenziamento qua non ha proprio senso, è punito a passaggi corti! Allora, a differenza dei CC e CDC che devono impostare il gioco e gli serve passaggi corti, a loro no, gli esterni devono fottutamente crossare, raga. Cioè, e non ha una cosa sul cross, non ha una cosa sul ritmo, ha le cose del tiro sbagliate, fa cagare, raga, fa cagare. Allora non c'è niente da dire, fa cagare, ok. Allora, quindi passiamo al potenziamento che è un pochettino migliore, ma comunque non è niente di che, ok, raga. Lo andiamo ad analizzare alla veloce, ma è veramente brutto. Che contropiede, raga, contropiede. Allora, un'altra roba che proprio ti dici, ah, che schifo. Allora, contropiede, guardandolo così, l'unica cosa che è buona, ditemelo voi, esatto, l'unica cosa che è buona è accelerazione e dribbling. Tutto il resto non serve a niente. Cioè, allora, visione, finalizzazione, passaggio corto all'esterno o comunque al COC, o serve un cazzo, non gli serve proprio a un cazzo. Visione la utilizzano per lo più, appunto, i CC o i CDC per sempre la questione di impostare il gioco. Ma loro no. Cioè, tipo, all'esterno gli serve il passaggio lungo o il cross. Che cazzo mi serve la visione e il passaggio corto? Ma perché? Cioè, allora, è una cosa è completamente inutile. Già contropiede l'anno scorso era veramente brutto, ma quest'anno, cioè, non si può guardare. Cioè, allora, c'è soltanto di utile, proprio utile ai fini dell'esterno e dei COC, cioè accelerazione e dribbling. Tutto il resto non serve a nulla. Quindi, raga, non portatelo su, io li ho portati quasi tutti quanti al 5, ma giusto per averli tutti al 5. Ma contropiede e controllo di palla, non portateli più su del 5, perché tanto sono una merda. Adesso tipo, Angelino ce l'ha ed è forte, ma lui è forte, anzi il potenziamento lo rende una merda. Cioè lui avesse qualcos'altro sarebbe decisamente più forte. Ma vabbè, appunto, quindi passiamo a quello che effettivamente è un potenziamento già buono. Perché questo qui, a differenza di questi due, cioè è davvero ottimo. Quindi andiamo a guardare dribbling. Raga, dribbling quest'anno non è una merda. L'anno precedente dribbling non si poteva guardare, perché non ti faceva aumentare il ritmo e quelle cose, ok? Era un po' come il controllo di palla di quest'anno. Cioè, allora, però dribbling quest'anno invece è stato un po' più studiato, ok? Perché ti dà dribbling in primis, che è ottimo perché ti serve dribblare, ovviamente, per andare a crossare, ok? Dribbling, cross, che è utilissimo, velocità scatto, che è meglio accelerazione per gli esterni, appunto, e anche per i COC. Perché nel caso che devono correre nel lungo, devono correre nel lungo, raga. Cioè, la velocità scatto serve un po' di più ai COC. Infatti, se trovate un COC con dribbling, diciamo che è meglio che un esterno. Cioè, i COC, diciamo che questo qui forse è il potenziamento un po' più forte. Perché comunque c'ha le cose, però neanche tanto, perché appunto c'ha cross e cose. No. Questo qui è sempre il secondo. Dribbling, raga, dribbling è buono, a differenza dell'anno scorso che non si poteva guardare, quest'anno è buono, perché allora ti dà dribbling che serve tantissimo, ok? Sia per i COC
che è per gli esterni. Cross, che serve davvero moltissimo. Velocità scatto, che era meglio accelerazione in questo caso, ma vabbè, appunto non poteva essere perfetto, se no era il migliore, no, giustamente. Velocità scatto, tiro da lontano, che però è nelle ultime cose, quindi migliorerà meno che le altre cose, ma vabbè, c'è comunque tiro da lontano che è utile. E passaggi lunghi, quindi dribbling di per sé è buono, perché ti dà la possibilità di avere un po' di agilità. Buoni passaggi, una buona velocità scatto, che meglio l'accelerazione, e buoni tiri da lontano. Quindi di per sé questo potenziamento è buono, meglio di gran lunga degli altri due, ma è solo buono, ok raga? C'è un potenziamento che effettivamente è sopra tutti gli altri in questi casi qua, raga. Cioè, proprio sia per i COC che per gli esterni è proprio più su, cioè è proprio qui, ok raga? Andiamo a vederlo subito, ma credo che abbiate già intuito quale sia. Tiro da lontano, raga. Tiro da lontano, effettivamente, a mio parere, è il miglior potenziamento che c'è. Per gli esterni destri, sinistri e per i COC. Perché? Voi direte, perché? Non mi sembra così, invece è forte, raga. Invece è davvero forte. Allora, tiro da lontano ti dà tiro da lontano alla massima potenza. Ed effetto, ok, raga? Che serve tantissimo per i tiri a girare, ma tantissimo. Quest'anno le caratteristiche servono davvero tanto. Le hanno rese più improntate appunto a quello che fa il giocatore e si vede in campo. Infatti si prendono più pali, più cose, la gente bestemmia, tutte queste cose qua, ok? Tiro da lontano ed effetto, combinate insieme, ti fanno quel tiro. Pam! E lo fa sempre, anche Ziyech, che non è tanto forte, cioè non è tanto forte sinceramente, ti fa dei girelli della Maremma Santissima. Alli, che anch'esso c'ha 80 di tiro, niente di più, ti fa dei girelli pazzeschi, appunto. Ed è anche grazie alla sua abilità, cioè appunto al suo potenziamento abilità, che è appunto tiro da lontano. Perché? Tiro da lontano, effetto, cross, quindi... Se si va al cross con l'esterno è buonissimo. Accelerazione, quindi diventa quasi, magari a poca velocità scatto il vostro giocatore, ma accelerazione nel lungo lo mangia, ok? E agilità, che sale per ultima, ma sale. E agilità, raga, è più importante sia di dribbling che di controllo di palla, perché l'agilità è come se fosse appunto la velocità appunto con cui eseguite le cose offensive, mentre invece la reattività è quella che aumenta appunto la reattività nell'intercettare la palla, di marcare, di passare, tutte queste cose qua, capito? Quindi l'agilità di per sé è più utile di controllo di palla e dribbling, ok raga? Diciamo che in una scala controllo di palla è il terzo, poi dribbling e poi agilità. Quindi di per sé questo potenziamento è il migliore in assoluto per i COC e anche per gli esterni destri, perché migliora e soprattutto tocca gli elementi giusti che servono per quei ruoli lì, ok raga? Bene, il video di oggi finisce qui, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un bel like qua sotto, cerchiamo come sempre di raggiungere almeno i 150 like, così vi porterò al più presto anche il prossimo ed ultimo episodio sui potenziamenti degli attaccanti. E ragazzuoli, ultima cosa e poi ci salutiamo. Quando volete una live, ok raga? Perché me l'avete chiesta in tanti, però ho un po' di problemi, quindi... Ok, mettetemi la scritta sotto, quando lo preferite la live, quando preferite fare che io faccia una live, in settimana o nel weekend, magari la domenica o il sabato, tanto siamo tutti quanti in lockdown, fatemelo sapere qua sotto con un commento, ok ragazzuoli? E se riesco già di questa settimana qua, cercherò di fare una mini live, ok raga? Anche soltanto di un'ora, ma giusto per stare un po' insieme e fare due chiacchiere, ok ragazzuoli? Grazie di tutto, un ciao ciao da Docdi, ciao ciao! Ehi, mi raccomando, non dimenticarti di lasciare un bel like qua sotto e di iscriverti al canale se non l'hai già fatto. Ciao ciao!